cerimonia solenne con alzabandiera, picchetto d'onore interforze, inni d'Italia e della regione. È così che si sono aperte ufficialmente le porte di Ambelia, antica tenuta che ricade nel territorio di Militello in Val di Catania, tornata al suo antico splendore. Migliaia di visitatori con diverse scolaresche che sono accorse all'inaugurazione della Fiera Mediterranea del Cavallo, organizzata dalla Regione Siciliana e dall'Istituto per l'Incremento Ippico. La giornata è iniziata molto presto, con il fischio del primo treno storico a vapore che in appena un'ora ha raggiunto l'evento equestre più importante del sud Italia, immerso in un'atmosfera ricca di memoria tra il velluto dei sedili e il fascino dei vagoni. Presenti il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, la presidente dell'Istituto per l'Incremento Ippico della Sicilia, la principessa Caterina Grimaldi, il prefetto di Catania Claudio San Martino, il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè, il generale di Corpo d'Armata Luigi Robusto, comandante del Comando Interregionale dei Carabinieri, il comandante militare dell'Esercito in Sicilia, generale di Brigata Claudio Minghetti, gran parte degli assessori e dei dirigenti regionali, i sindaci e le autorità civili e militari. Musumeci ha annunciato anche le date della fiera del prossimo anno, dal 15 al 17 maggio 2020. Tante le attività per l'apertura della manifestazione, dal campo centrale alla sala convegni, passando per la mostra archeologica, fino all'area ludica per i bambini e a quella allestita dalla Coldiretti per esaltare l'enogastronomia siciliana. Un fitto programma di eventi con l'esibizione della fanfara della Polizia di Stato, il carosello dei Carabinieri, la parata di razze autoctone e di carretti siciliani che hanno raccontato il mondo dei cavalli alla riscoperta della loro pregevole natura. Quella di Ambelia dunque una vera e propria opportunità per esplorare attraverso il cavallo le nuove frontiere del turismo, del tempo libero e dello sport. Questa è la Sicilia che mi piace, la Sicilia che può scommettere sui beni di cui già dispone. Ecco, non dobbiamo inseguire miracoli. Ambelia è il simbolo di come un luogo pubblico possa essere sottratto al degrado, all'abbandono e restituito alla fruizione per diventare anche processo di sviluppo economico e di crescita del territorio. 300 cavalli, decine di razze, migliaia di persone, bambini di tutte le scuole, significa che Ambelia può diventare un impianto sportivo equestre di carattere internazionale e quindi lavoro per i paesi del circondario e quindi consolidare l'attrazione della Sicilia. Siamo solo all'inizio, possiamo farlo anche e dobbiamo farlo per altre aree pubbliche. Abbiamo già avviato una ricognizione seria, penso ai luoghi archeologici che possono essere tutelati, valorizzati e offerti alla fruizione dei visitatori.